Un cordiale saluto dalla redazione di Teletruria, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Parliamo di accessi al pronto soccorso, sono giornate da bollino nero. Il primario Zanobetti spiega che ci sono molti anziani pluripatologici che soffrono anche il forte caldo di questi giorni e ci sono anche molti ricoveri. Dottor Zanobetti, torniamo a distanza di poco tempo a chiederle com'è la situazione al pronto soccorso anche dopo questa ondata pesante di caldo. Diciamo, il numero di accessi non è aumentato rispetto al gap che abbiamo avuto ad aprile, siamo sempre su un numero di accessi importante, sui 200, ma è cambiato davvero la tipologia di questi malati, perché sono malati complessi, sono anziani che il caldo gli fa scompensare. E quindi sono malati che hanno bisogno di tempi di processo in pronto soccorso più lunghi, per cui anche il pronto soccorso si affolla per questo. E non ultimo, ieri è stata una giornata molto, molto impegnativa. Stamani mattina abbiamo molti pazienti, quasi la maggioranza dei pazienti, che sono anche da ricoverare. Quindi il numero dei pazienti è relativo. Avere un paziente che ha una frattura si dimette, avere un paziente che ha una pluripatologia e ha un'età avanzata vuol dire purtroppo usare un posto dell'ospedale. Trova comprensione da parte degli utenti? Molti utenti capiscono, il pronto soccorso accoglie tutti, noi abbiamo il dovere di vedere tutti i pazienti. È evidente che esiste un sistema ormai consolidato che è il triage, per cui noi dobbiamo vedere per priorità i malati. I pazienti che hanno delle patologie che sono di emergenza. Poi noi vediamo tutti, è chiaro che si devono armare di buona volontà e capire che se devono aspettare qualche ora, aspetteranno qualche ora, c'è poco da fare. È chiaro, bisogna considerare che il 45-50% dei pazienti che vengono in tutta la Toscana, ma in tutta Italia, sono pazienti con codici minori, quindi diciamo l'afflusso maggiore è fatto da questi e questo bisogna considerarlo. Ci sono buone notizie per i dipendenti della Valentino Shoes di Levane. Tra pochi giorni riprenderà la produzione in uno stabile situato proprio di fronte al capannone che è andato a fuoco nell'aprile del 2021. Arrivano buone notizie per i dipendenti della Valentino Shoes di Levane, a distanza di più di un anno dal disastroso incendio che distrusse quasi completamente lo stabilimento e l'intera produzione. Un avvenimento increscioso che gettò nello sconcerto l'intera vallata e soprattutto creò forte preoccupazione fra i circa 180 lavoratori. L'azienda, che ha sede in Veneto, a poche settimane di distanza dal rogo, avvenuto nell'aprile del 2021 e le cui cause sono da addebitarsi, secondo l'inchiesta ormai chiusa ad un errore di smaltimento delle polveri di lavorazione, annunciò che non avrebbe abbandonato il Valdarno e che avrebbe allestito nelle immediate vicinanze del capannone andato a fuoco un edificio dove far ripartire la produzione. In questo frattempo i dipendenti sono stati dislocati in altre sedi, circa 70 nello stabilimento Valentino di Montelupo Fiorentino, altri 60 in un capannone messo a disposizione da Prada. Un altro gruppo di lavoratori in uno stabile situato poco lontano e nell'edificio che accoglie gli uffici. L'attesa, e qui sta la buona notizia, sta per finire. Il 4 di luglio riprende finalmente il lavoro a Levane, in un capannone sempre in via Valiani e situato praticamente di fronte allo stabilimento andato a fuoco nell'aprile del 2021. L'immobile è stato ristrutturato e adesso è pronto per far riprendere la produzione a pieno regime. Sono 443 i nuovi casi di Covid nell'Aretino, un numero che si mantiene alto con 12 posti letto occupati in bolla Covid, uno in terapia intensiva. Il comune con più casi è proprio Arezzo, anche se Cortona ne ha 34. Complessivamente il Valdarno ha un numero alto di contagi, la fascia più colpita nell'età è quella che va dai 50 ai 64 anni. Stamattina è stato firmato l'accordo tra Sei Toscana e le società che gestiscono il trattamento degli impianti. Firmata l'intesa tra Sei Toscana e le società che gestiscono gli impianti di smaltimento, stamani la ratifica dell'accordo dopo un percorso assai articolato seguito finora. Oltre a Sei Toscana hanno posto il sigillo Sena Ambiente e AISA Impianti e Zero Spreco, definito il nuovo assetto per la gestione del ciclo dei rifiuti. Il territorio del Lato Toscana Sud, che comprende 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena e il comprensorio della Val di Cornia, sarà così autosufficiente
autosufficiente dello smaltimento dei rifiuti e abbatterà in modo drastico il conferimento in discarica. Grazie all'intesa, infatti, la Toscana meridionale, uno degli atoll più estesi d'Italia, potrà beneficiare di nuovi impianti all'avanguardia che permetteranno di riciclare e recuperare la quasi totalità dei rifiuti prodotti, ricorrendo al conferimento in discarica solo per una minima parte residuale, seguendo quindi in toto le linee guida indicate dalla Comunità Europea e adottate dalla Regione Toscana. L'accordo prevede che saranno le società controllate dai comuni AISA Impianti, Zero Spreco e Siena Ambiente a realizzare i nuovi impianti in esecuzione di progetti già autorizzati dalla Regione. Domani, sabato 2 luglio alle 11 nella Cattedrale di Arezzo, i religiosi, i sacerdoti, i fedeli della Chiesa Aretina, Cortonese e Viturgenze si uniranno al proprio pastore, Monsignor Riccardo Fontana, per celebrare insieme il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, un momento di festa per lodare e ringraziare il Signore che ha chiamato il Vescovo Riccardo al ministero sacerdotale. E anche sabato inizia anche la stagione dei saldi estivi. La Confcommercio esprime alcune valutazioni sul possibile andamento delle vendite. Sabato 2 luglio inizia la stagione dei saldi. Quali sono le prospettive per gli operatori del commercio? Ma dalle stime che noi abbiamo fatto, come diciamo il nostro ufficio studi qui della Confcommercio di Arezzo, diciamo che abbiamo una spesa media di 186 euro per famiglia, ovviamente diciamo su 10 famiglie 6 di queste comunque utilizzeranno i saldi per fare comunque degli acquisti. È una stima un po' più alta rispetto a quella del 2021, però ancora diciamo è distante da quello che era la media del 2019. Sicuramente diciamo i saldi sono un momento di boccata d'ossigeno per le nostre imprese, ma vengono comunque da un momento molto difficile, non solo la pandemia, ma soprattutto in questo momento c'è i rincari e soprattutto l'incertezza di quello che potrà capitare nell'autunno, pesano fortemente su questa attività. Lei ha l'impressione che le famiglie siano piuttosto caute e prudenti? Ma diciamo che da questo punto di vista le famiglie hanno anche voglia invece di ritornare, fra virgolette, dopo la pandemia ad una normalità e quindi anche a uno stile di vita, visto che escono, diverso, e quindi questo aiuta ad acquistare e cambiare look. Però poi c'è questa preoccupazione rispetto alla situazione anche che abbiamo qui vicino della guerra, quindi il rincaro di bollette e quant'altro. Contiamo molto anche sui turisti, soprattutto città come Arezzo che hanno un incremento importante di turisti anche negli ultimi anni. Probabilmente il turista che stanno ritornando, i turisti anche del nord Europa, sicuramente loro amano molto comprare Made in Italy. A proposito di shopping e di saldi, mancheranno quest'anno i negozi di una grande catena, chiusi per questioni legate alla gestione Aretina, per la quale non si vedono spiragli. Quest'anno i saldi mancheranno di sicuro. Normalmente, fin dalle prime ore della partenza ufficiale, come dimostrano le nostre immagini di repertorio, si formavano lunghe file davanti ai punti vendita dei marchi Calzedonia. La situazione ora è desolante, anche perché i punti vendita della catena sono ormai divenuti un vero e proprio momento di riferimento in ogni città italiana, e vederli chiusi ad Arezzo per le difficoltà ormai note della gestione Aretina fa davvero male, soprattutto per la ricaduta occupazionale, ben 33 dipendenti. La riapertura che qualcuno, gestita direttamente dalla casa madre, ipotizzava ad agosto, sembra allontanarsi decisamente. Le preoccupazioni da parte dei sindacati sono evidenti. Intanto i dipendenti dovrebbero, secondo le sigle sindacali, accedere agli ammortizzatori sociali, procedura che li garantirebbe sotto ogni punto di vista. L'ostacolo principale sarebbe quello del pagamento del TFR dipendenti, una cifra che si aggira sui 200.000 euro. Un momento d'impasse che rischia di ritardare fortemente la riapertura. Da tempo al Comune di Arezzo monta la polemica per la mancata presenza in aula del sindaco Ghinelli nel corso dei consigli. Sulla questione il sindaco ha voluto puntualizzare un aspetto al nostro microfono. La presenza a distanza in consiglio del sindaco Ghinelli sta diventando l'ossessione politica dell'opposizione. Marco Donati ha in mente di fare intervenire sulla questione anche il prefetto. Il sindaco Ghinelli sul tema è stato molto diretto in una intervista che ci ha rilasciato poco prima della inaugurazione del Museo dell'Oro. Quando le rivedremo in consiglio comunale?
Voi mi vedete tutte le volte in consiglio comunale, questa è una... Non a distanza. Allora, questo della distanza è un pretesto che l'opposizione usa per dire che io non sono in consiglio e che comunque bisogna essere presenti fisicamente. Quello che si è, e l'ha detto benissimo stamani in consiglio il consigliere Cucinello, non è un provvedimento questo cambio di registro che è legato solo alla pandemia, o perlomeno chiaro che nasce da lì, ma abbiamo imparato a fare riunioni assembleari importanti e anche, come dire, istituzionalmente rilevanti, anche da remoto, quindi io tranquillo che tornerò in consiglio comunale per il divertimento e la passione che ho per la politica, ma non voglio obbligare nessuno a esserci per forza. Cuciniello stesso è positivo al Covid e ha partecipato, quindi un altro che ha un altro tipo di problema può partecipare da remoto, perché togliergli questa opportunità? Guardate che questa modifica guarda al futuro, non al passato. Torna questo fine settimana la Fiera Antiquaria ad Arezzo con altri eventi collaterali. Torna la Fiera dell'Antiquariato in un weekend ricco di appuntamenti, dai negozi aperti il sabato sera all'inizio dei saldi fino a collaterali che sono state fissate proprio nei due giorni di fiera. Come sempre le strade e le piazze del centro saranno interessate dalle bancarelle. Un'edizione molto appetita dai turisti presenti nelle numerose strutture ricettive dell'Aretino. E sabato 2 luglio dalle 9 alle 14 in concomitanza con il ritorno della Fiera Antiquaria dell'avvio dei saldi arriva anche il mercatale. In particolare per questa edizione di luglio protagonisti saranno i prelibati porcini e tartufi freschi, oltre alle consuete prelibatezze alimentari dei produttori agricoli del territorio aretino. Molte le curiosità anche per questa edizione. Insomma, un fine settimana arricchito da una parte dall'antiquariato e dai prodotti vintage fino ad arrivare alle gustose prelibatezze del territorio aretino. Una vicenda che capita in Val Tiberina. Esige il parcheggio sotto casa, pensionato sessantenne trova quello che ritiene il suo posto occupato, inizia a prendere a calci l'auto in sosta e poi, mentre sta per posizionare un chiodo vicino alla gomma, è stato sorpreso dalla proprietaria, che è stata addirittura minacciata di morte. È accaduto a Sansepolcro, sul posto i carabinieri che hanno sequestrato il chiodo, acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ulteriori indagini e per l'uomo è scattata anche la denuncia per danneggiamento. L'attore Ascanio Celestini ha chiuso il Passioni Festival con un dialogo su Pasolini insieme a Luca Canischi in un'arena Eden gremita di spettatori. Vediamo il servizio. Ascanio Celestini ad Arezzo per il Passioni Festival, un bel momento per ricordare Pasolini, che ben si sposa anche con il suo spettacolo Museo Pasolini. Cosa direbbe Pasolini ai ragazzi oggi, anche sulla guerra ad esempio? Pasolini sulla guerra diceva che tutto sommato era un pezzo del pensiero capitalista. Ed è un po' quello che stiamo vedendo per esempio in Ucraina, tanto per entrare nel merito, ovvero sì, alla fine stiamo facendo una guerra per cosa e per chi? Per la libertà davvero? O per il gas, il petrolio, o semplicemente per testare le armi che abbiamo prodotto? Che cosa le ha dato questo viaggio con Pasolini, che inizia anche da un altro spettacolo che lei ha fatto, Cicori? Pasolini era... Una persona normale e la normalità della sua storia ci aiuta a comprendere l'eccezionalità della sua scrittura. Qual è lo scritto che più l'appassiona, o lo spettacolo, il film di Pasolini? Sono tante cose, perché Pasolini è stato un grande intellettuale proprio per questo, perché noi non riusciamo a vedere un film senza un suo libro, non riusciamo a leggere Ragazzi di vita senza Uccellacci Uccellini e via discorrendo. Però c'è uno scritto effettivamente che dovremmo recuperare, che è quello che lui scrisse e che avrebbe letto al congresso dei radicali pochi giorni dopo la sua morte, quello nel quale parla degli oppressi e degli oppressori. Dopo un premio vinto a San Diego per l'opera più innovativa e due premi a Los Angeles per la colonna sonora originale, il film Cortona 70, realizzato nella città etrusca da attori del luogo, ha ricevuto anche l'apprezzamento della provincia di Arezzo.
dai fasti americani al Palazzo della Provincia. Presidente, questi ragazzi si sono fatti valere negli Stati Uniti con questo manufatto, questo film che ci racconta un po' di Cortona degli anni 70, interpretato anche da cortonesi. Sicuramente con il loro film hanno promosso la nostra provincia e le bellezze, naturalmente in questo caso di Cortona, nei vari festival di tutto il mondo a cui sono stati invitati. Ma i complimenti vanno anche per le caratteristiche con cui è nato questo film, ovvero un film che è stato girato a Cortona, coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo proprio i cortonesi, e quindi facendo un prodotto innovativo, sicuramente particolare, di forte appartenenza, come è giusto che sia. È stato un esperimento sociale che ci ha riportato veramente agli anni più belli di Cortona, quando noi eravamo un pochino più piccoli, però abbiamo rivissuto quello che era la Cortona reale, quindi veramente grazie a loro, perché ci hanno fatto vivere una esperienza meravigliosa. Andrea, noi l'abbiamo visto crescere questo progetto, poi c'è stato il periodo di chiusura e poi il film è stato proposto, è esploso qui nel territorio, è andato benissimo in America. Che dire, noi aspettiamo il 2. Noi siamo già pronti per il 2, anche per il 3, però insomma c'è tanto lavoro da fare. Io però non finirò mai di ringraziare tutti, veramente tutti, i cittadini, la comunità e chiunque abbia partecipato, perché è stato veramente un progetto mosso dal cuore, dalla mente e dalla passione. Ecco. Noi ci siamo ritrovati, diciamo, per forse la prima volta veramente uniti, persone che magari erano anche nemiche in un qualche modo, che si erano trovate ad essere in antipatia in questi anni, invece hanno deciso di abbracciare questo progetto con amicizia, con spirito di comunità, ed è stato secondo me un unicum degli ultimi anni. Viaggiava con una BMW con un lampeggiante blu sul tettuccio acceso, poi alla vista della pattuglia della Polizia Municipale si è dato alla fuga. Ha preso anche una via bianca pensando di aver seminato gli inseguitori, che invece lo hanno fermato e controllato. È un italiano di 48 anni, non ha saputo dare una risposta valida per l'utilizzo del lampeggiante, ma è stato sequestrato questo oggetto dalla municipale. L'uomo è stato denunciato per aver fatto uso di un segno distintivo in uso a corpi di polizia. È stata restaurata grazie ad Art Bonus una preziosa tela del 600, grazie anche all'occhio scaltro di Vittorio Sgarbi. Presentato il restauro di questo importante dipinto, l'iniziativa, forse l'aspetto uno dei più importanti da mettere in evidenza, è che c'è stato il coinvolgimento degli imprenditori della zona per ottenere questo risultato. Abbiamo attinto dall'art bonus, che è appunto questo beneficio che viene concesso agli imprenditori, a tutti coloro che vogliono fare appunto donazioni in favore di enti pubblici, per appunto in questo caso per recuperare a fini culturali. Il dipinto è stato sottoposto a fermature di colore, a una pulitura selettiva della cromia, stuccature e chiaramente la ricostruzione cromatica delle mancanze, e quindi siamo riusciti a dare una lettura omogenea dell'opera. Durante la conferenza stampa ha svelato, sindaco, un aneddoto. Fu proprio Vittorio Sgarbi a suggerire la necessità di un restauro per un dipinto che aveva scoperto essere comunque molto importante. Sì, anche sul restauro di San Benedetto c'è la mano di Vittorio Sgarbi. In una delle sue incursioni notturne di fronte all'auditorium delle Santucce ci ha stimolato al completo restauro di questa opera, per cui io devo, mio malgrado, necessariamente riconoscere ancora una volta il merito di Vittorio Sgarbi. Il centro di Montevarchi sarà teatro in questo fine settimana anche di Varchi Comics, manifestazione molto attesa dagli amanti dei fumetti e del fantasy. Sarà un fine settimana, il prossimo, dedicato al fumetto e al fantasy con l'edizione 2022 del Varchi Comics. Un grande evento di cui andiamo particolarmente orgogliosi, quindi ringraziamo il Varchi Comics, che è arrivata all'undicesima edizione, torna in pieno centro storico con tante location, da Palazzo del Podestà a Piazza Varchi, a Piazza Vittorio Veneto, con tanti momenti dedicati appunto al fumetto e al fantasy. Quindi un appuntamento annuale che riprende regolarmente e che quest'anno è ancora più ricco, perché ci saranno tante location dove poter appunto entrare dentro un mondo che riguarda sempre più appassionati.
Ospite d'onore del Varchi Comics è Riccardo Nunziati, che ha disegnato la locandina dell'edizione di quest'anno. L'attuale appunto disegnatore di Diabolik, che ci fa il regalo di essere qui presente e anche di autografare e di vendere appunto dei suoi disegni realizzati apposta per l'occasione, quindi un modo per tornare ad una normalità divertente che affascina sicuramente i ragazzi, i giovani, ma anche gli adulti. Quindi vi aspettiamo tutti per vivere questa due giorni intensissima sul tema del fumetto e del fantastico, e spero che vi divertirete, ma ne siamo sicuri. Appuntamento dunque sabato 2 e domenica 3 luglio in centro storico a Montevarchi. Un altro evento per sabato 2 luglio, per domani, questa volta a Castiglion Fibocchi, è in programma la festa del grano e la rievocazione della storica antica battitura. La organizzano il Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca, il CAMAE, e l'associazione Ottava Torre. L'evento ha anche il patrocinio del Comune. Momenti che ci riportano a un'epoca passata e sono testimoni di una civiltà nobile come quella contadina. Il Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca a CAMAE, insieme all'associazione Ottava Torre, vogliono rievocarla e magari farla conoscere a chi non l'ha vissuta. Folklore e tradizione si uniscono a Castiglion Fibocchi. Qualche volta noi ci sentiamo un po' discriminati nelle rievocazioni storiche, perché le rievocazioni storiche molto spesso sono battaglie, morti, violenze, eccetera. La nostra no. La nostra celebra il grano, la macchina, il lavoro dell'uomo, il pane. E quindi la lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza contro la fame nel mondo. Ecco, questo è il significato più profondo delle nostre rievocazioni storiche. Battitura, poi cena contadina, c'è anche un concorso di pittura. C'è anche un concorso di pittura con il tema proprio la battitura del grano, e la cena contadina la sera con un menù tipico della civiltà contadina. Presidente, CAMAE, tuono viaggiante, e ci saranno altre occasioni per rivedervi in futuro? Ci saranno anche altre occasioni. Siamo stati fermati come tutti un po' dalla pandemia. Ora ci sentiamo un po' più liberi, anche se ancora le mascherine le porto sempre dietro, quindi bisogna stare sempre attenti, però ecco, si comincia un po' a ripartire anche con le nostre manifestazioni. Da domani tornano le serate a Castelsecco. Si inizia con una tragedia di Aristofane, ma ci sarà anche musica jazz e blues. Tornano le serate a Castelsecco, subito si comincia con un'opera di Aristofane. Un'opera di Aristofane con le donne al Parlamento, come diciamo ormai da tradizione da diversi anni a questa parte, le prime puntate sono tutte dedicate un pochino al teatro classico, possono essere tragedie, possono essere come in questo caso delle commedie, queste sono due commedie di Aristofane perché appunto la prima è le donne al Parlamento, la seconda è le rane, poi successivamente la prossima settimana abbiamo qualcosa diciamo di più moderno tratto da un libro di Chiti e che sarà il Carmina Vini. Comunque ci sono anche appuntamenti musicali, vedo jazz, vedo blues, quindi c'è spazio per tutti. Beh, diciamo questa è un po' la nostra formula, cerchiamo di avvicinare direi in linea di massima un pubblico nuovo, come sempre, però anche un pubblico diversificato. Noi cerchiamo di, il nostro diciamo prodotto viene soprattutto rivolto ai giovani, per esempio il teatro anche in questo caso, però anche la musica. Quest'anno abbiamo appunto la musica jazz, abbiamo un concerto dei giovani del liceo musicale, che fra l'altro che ha un titolo anche significativo, da Bach a blues, quindi un pochino diciamo dal classico al moderno, e questo sarà molto interessante. E finalmente per quest'anno siamo riusciti a portare anche qualcosa di veramente originale, era un po' che, come dire, lo desideravamo, e avremo tarantelle e pizziche. Bene, e chiudiamo con l'appuntamento di giovedì 11 agosto dedicato all'astronomia. Non ci poteva essere posto migliore proprio per vedere le stelle. Siamo al consueto appuntamento con la rubrica settimanale della Camera di Commercio. Prossimo 5 luglio, martedì alle ore 10.30 in Borsa Merci in Piazza Risorgimento ad Arezzo, si terrà la 20ª edizione della giornata dell'economia della provincia di Arezzo. Camera di Commercio di Arezzo Siena fornirà i dati relativi agli indicatori aggiornati sulla situazione economica con riferimento al valore aggiunto, all'export, all'occupazione, all'andamento dei consumi e dei redditi.
In particolare quest'anno ci sarà un focus sulle infrastrutture e i servizi di trasporto con la partecipazione come relatore del professor Stefano Maggi, ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Siena. La partecipazione è libera, previa iscrizione attraverso il sito camerale. In conclusione voglio ricordarvi gli appuntamenti della serata. TV Eventi, si parla di nuovi campi di padel realizzati a Cesa a Marciano della Chiana e poi 9:10 con un'esclusiva intervista di Paolo Tilli al giovane cantautore Riccardo Ricci, cantautore biturgense. A seguire Eurodesk News, Focus Weekend e poi un rotocalco settimanale curato da Susanna Cutini e poi in conclusione di serata i Venerdì di Giostra. Grazie della vostra attenzione e buon proseguimento su Teletruria.